Tempo di transumanza sul versante retico delle nostre Alpi. Sabato 31 dicembre, al crepuscolo del 2016, si è rinnovato questo appuntamento tradizionale, testimonianza di una cultura contadina ancora oggi viva e pulsante nel territorio, da sempre colonna portante della nostra identità. I capi di bestiame sono così transitati dalla località di Carnale a San Giovanni, presso Montagna in Valtellina. Una transumanza decisamente tardiva, risultato di un autunno mite. Il clima in cambiamento ha così modificato anche le abitudini degli allevatori locali, che hanno potuto sfruttare anche i primi giorni d'inverno per spostare a quote più basse il bestiame. L'avvenimento è stata anche un'occasione per fare il bilancio dell'anno ormai trascorso sui pascoli. Ma sì, abbastanza bene. Siamo partiti un po' maluccio, ma dopo ci è aiutato il tempo, ma discretamente bene. Nei conti siamo contenti. Una vita un po' dura, però dai, si va avanti. Una transumanza resa possibile da una proficua collaborazione, da sempre valore portante della tradizione contadina. Saluto tutti i miei amici che mi hanno aiutato a fare la transumanza, quelli che mi aiutano d'estate, ringrazio tutti, auguri, buon anno. Un'opera fondamentale quella di chi si impegna per portare avanti il settore. Uomini che dedicano la loro vita a mantenere vive le attività tradizionali dei nostri avi, facendo così del bene al territorio. Era Claudio, ancora il contadino di quelli come il mio papà che andava in Acqua Negra con le mucche. E le ancora uguali a quelle di una volta, con le corna e con i campanacci grossi. Hai visto che transumanza oggi da San Giovanni a Montagna? Comunque il Claudio è da ammirare perché mantiene l'alpeggio, il Magenco soprattutto, pulito, e se non ci sarebbe lui San Giovanni Carnale sarebbe tutto spine e dirupi. Un mestiere antico da tramandare anche alle nuove generazioni per far scoprire loro i valori del mondo contadino. Beh, ho iniziato 6 anni a aiutarlo e poi quando sono man mano lo aiutavo sempre di più, dopo ho iniziato a aiutarlo a fieno, aiutarlo anche a fare il formaggio, poi d'estate io faccio la ricotta e via.